Una volta ho sentito questa specie di lamento. All'inizio, nei primi anni, quando due persone del rinnovamento si incontravano, pregavano. Oggi, quando due persone del rinnovamento si incontrano, parlano di preghiera. Noi non vogliamo cadere in questo rimprovero, vero? Allora cominciamo subito con una preghiera, che è un salmo. È il salmo che più direttamente ci parla dell'adorazione di Dio, del sentimento dell'adorazione. Ed è il salmo con cui comincia la liturgia delle ore ogni giorno. Seguite bene? Ecco. Ho dato il testo ai traduttori, per cui possiamo pregarlo insieme. Venite, cantiamo il Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei mondi, suo è il mare e lui le ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Adesso lo diciamo, gli italiani lo ripetono frase per frase dietro di me, queste ultime parole così belle. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore, perché è Lui che ci ha creato, è Lui il nostro Dio. E noi siamo il popolo del suo pascolo. Felici di essere il popolo del suo pascolo. Il gregge che egli conduce. Devo fare una premessa prima di parlare direttamente dell'adorazione. Una premessa un po' teologica. Nella Bibbia si manifestano due modi di agire diversi dello Spirito Santo. Un modo, che è il più antico, è il modo carismatico. E un altro modo è invece un modo creatore, santificatore. Vediamo in che consiste la differenza. Lo spirito carismatico è lo spirito che dà dei doni particolari a delle persone particolari, anche in circostanze particolari, non per la loro santificazione personale, ma per la costruzione della comunità. Allora si parla nella Bibbia di Sansone, a cui viene dato un dono di forza dallo spirito. Altri ricevono doni di artistici per abbellire il Tempio di Gerusalemme. Invece l'attività santificatrice, che comincia a manifestarsi più tardi, dopo l'esilio, consiste nel fatto che lo Spirito Santo viene su una persona e rimane in quella persona e la trasforma dal di dentro, le dà un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Nel Nuovo Testamento questi due modi di agire dello Spirito Santo sono chiarissimi. Basta leggere prima capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, dove si parla dello Spirito che dà ogni specie di carismi, poi passare al capitolo successivo dove si parla di un dono unico per tutti, che è la virtù teologale della carità. Allora, perché è necessario tenere presente questa distinzione? Per tanti motivi, ma uno è che
che senza questa distinzione non si capisce il discorso che Papa Francesco fece il 1° giugno allo Stadio Olimpico e che nella sostanza ha ripetuto questa mattina. E la sostanza è che la cosa più importante, il primato lo deve avere lo spirito santificatore, perché ci può essere un carisma, ci può essere una santità senza carismi, almeno senza carismi particolari, ma non ci possono essere carismi senza la santità. O se ci sono, presto si guastano. Dunque, la cosa da ritenere è che nella Bibbia c'è uno spirito che agisce carismaticamente, dà dei doni a delle persone per la comunità e agisce invece in un modo più interiore, trasformando, dando lo spirito di preghiera, dando la figliolanza di Dio, dando la vita nuova dello spirito. Chiaro la distinzione? In questa luce va letto la parola nuova, è importante, che il Papa pronunciò in quell'occasione, cioè il 1° giugno, a proposito della adorazione, quando disse a tutto il rinnovamento, non solo a quell'italiano: adorate, adorate Dio il Signore, questo è il fondamento, adorate Dio. Ve lo ricordate queste parole, vero? L'adorazione può essere carismatica, nel senso che è fatta nello stile carismatico, è fatta nello spirito, ma per sé l'adorazione non è un carisma, fa parte dell'azione santificatrice dello spirito. Forse senza saperlo, il Papa con quelle parole riportava il rinnovamento carismatico alla sua origine. Esso infatti è nato da un'esperienza collettiva ed estatica di adorazione. Il gruppo che partecipò al primo ritiro carismatico cattolico, e ne abbiamo ancora presente un testimone a Patti in mezzo a noi, il gruppo che partecipò al primo ritiro carismatico di Duquesne si ritrovò una sera in cappella davanti al Santissimo, quando ad un tratto avvenne una cosa singolare che uno dei presenti in seguito ha descritto così. E vi prego di ascoltare bene questa testimonianza. Timore del Signore prese a scorrere in mezzo a noi. Una specie di terrore sacro ci impediva di sollevare gli occhi. Egli era lì personalmente presente. Egli è Dio, naturalmente. E noi avevamo paura di non reggere al suo eccessivo amore. Lo adorammo scoprendo per la prima volta che cosa significa adorare. Facemmo un'esperienza bruciante della terribile realtà e presenza del Signore. Da allora abbiamo capito con una chiarezza nuova e diretta le immagini di Yahweh che sul monte Sinai tuona ed esplode con il fuoco del suo stesso essere. Abbiamo capito l'esperienza di Isaia e l'affermazione secondo cui il nostro Dio è un fuoco divorante. Questo sacro timore era in qualche modo la stessa cosa che amore, o almeno così era avvertito da noi. Era qualcosa di sommamente amabile e bello, anche se nessuno di noi vide alcuna immagine sensibile. Era come se la realtà personale di Dio, splendida e abbagliante, fosse venuta nella stanza riempiendo insieme essa e noi.
Vi devo confessare che la lettura di questo testo ebbe per me un effetto straordinario, perché avendo studiato un po' la mistica, io ritrovai in questa descrizione i tratti perfetti delle esperienze mistiche. Questo senso di amore e timore, questo mistero che affascina e nello stesso tempo quasi incute paura. È significativo che ancor prima che Papa Francesco pronunziasse quelle parole, gli organizzatori di questo incontro abbiano pensato di scegliere come tema generale del presente incontro adorazione carismatica e nuova evangelizzazione. Io non lo so se vi siete intesi, ma mi pare che sia. Non vuole la risposta, ma è una coincidenza singolare. Quello che mi propongo di offrirvi, carissimi fratelli e sorelle, è una riflessione sul significato dell'adorazione, sulla specificità dell'adorazione cristiana, quindi sul ruolo dello Spirito Santo, e per finire sulla forma concreta che l'adorazione prende per noi cattolici, che è l'adorazione eucaristica. Partiamo da una parola dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. È una parola che fa un po' paura. Io quando cito questa parola in qualche ritiro, avverto le persone dicendo: vi ricordate quello che dicono sugli aerei quando si sta per entrare in una zona di turbolenza? E tutti dicono, ah sì sì, dicono allacciare le cinture perché stiamo entrando in una zona di turbolenza. Fasten your seat belt. Beh, io dico lo stesso, allacciate le cinture di sicurezza perché stiamo entrando in una zona di turbolenza. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Questa è turbolenza divina, non solo aria. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato. Qui c'è dietro la parola doxazein, doxa, dossologia. E non gli hanno reso grazie, e dietro c'è la parola eucaristein, come a Dio si conviene. Ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e il loro cuore, è privo di intelligenza, si è ottenebrato. Paolo sta parlando dei pagani, dell'idolatria. Ma la cosa che a noi interessa in questo momento è che, secondo Paolo, c'è un peccato che è alla radice di tutti gli altri. Un peccato prioritario. Lui lo chiama l'empietà, asebeia. L'ira di Dio si rivela contro ogni empietà. E poi dice in che consiste questa empietà. Consiste nel sapere che c'è un Dio, ma nel fare come se non ci fosse. Cioè, anziché ringraziare Dio, dare gloria a Dio, ripiegarsi su se stessi e glorificare se stessi. In altre parole, mettere se stessi al posto di Dio. D'accordo.
Da questo peccato, secondo Paolo, derivano tutti gli altri che elenca poi nel seguito del capitolo, tutti quelli che noi chiamiamo i peccati mortali, secondo Paolo sono la conseguenza di questo completo capovolgimento. L'uomo che doveva guardare Dio, glorificare Dio, si è piegato su se stesso, ha dato gloria a se stesso. Ma adesso la conseguenza, se il peccato di fondo è il non glorificare Dio e non ringraziare Dio, allora il contrario del peccato non è la virtù, è l'adorazione e la lode. Capite bene, ci sono alcuni pensieri che vorrei che fossero chiari prima di procedere anche in tutte le altre lingue. Se il peccato fondamentale è il non dare gloria a Dio, allora il contrario del peccato non è la virtù, ma è la lode, l'adorazione di Dio. È stato il Nuovo Testamento a dare a questo concetto dell'adorazione il posto unico che occupa nella nostra fede. Perché? Perché l'adorazione è l'unico sentimento che è riservato esclusivamente a Dio. Non si può rivolgere neppure alla Madonna. Chiaro? Ci sono dei problemi? Questo si chiama il culto di latria, che è diverso dal culto di dulia dovuto ai santi e dal culto di iperdulia che è dovuto alla Madonna. Quindi l'adorazione è l'unico sentimento umano che si può rivolgere solo esclusivamente a Dio. Con esso si proclama che Dio è Dio e basta. Che Dio è Dio e noi siamo le sue creature. Ecco perché quando nella scrittura, per esempio nell'Apocalisse, c'è qualcuno che vuole prostrarsi ad adorare, mettiamo un angelo, un altro, si sente subito un grido, non farlo, è Dio che si deve adorare. In che consiste propriamente l'adorazione, visto che è una cosa così sublime? L'adorazione può essere preparata da tutto un raccoglimento, da una fede, da entrare nello spirito di Dio, ma in se stessa l'adorazione è come un lampo. Non è che l'adorazione è uno stato in cui possiamo stare delle ore, è un'intuizione immediata dell'infinita differenza qualitativa che esiste tra Dio e noi. Ma percepire questa infinita differenza qualitativa gioiosamente, non come chi si sente schiacciato dalla grandezza di Dio, ma chi sente che questa grandezza è per lui, è sua. È chiaro questo? Quindi qui si vede la bellezza anche dell'adorazione. E giustamente questo è il contrario del peccato di cui parlava Paolo. Secondo Paolo il peccato è tenere la verità prigioniera della menzogna. E invece quando noi proclamiamo che Dio è Dio e noi siamo le sue creature, liberiamo la verità delle cose, entriamo nella verità. Una espressione privilegiata di adorazione è la sighe. Voi tutti sapete il greco, vero? No? Ah, che peccato. Beh, non fa niente, andate in paradiso lo stesso. La sighe è il silenzio. Una forma di adorazione è il silenzio. Ecco perché nella Bibbia sentiamo alle volte i profeti gridare silenzio alla presenza del Signore,
oppure taccia davanti a lui tutta la terra. Sembra che la parola adorare derivi da una espressione latina che significa mettersi la mano sulla bocca. La bocca in latino si dice os oris, quindi ad orare vuol dire mettere la mano sulla bocca. Allora fu un gesto di adorazione quello di Giobbe quando, alla fine, quando gli appare Dio, dice mi metto la mano sulla bocca, ho parlato troppo, non parlo più. Se proprio in questi momenti che se Dio ce li dà, in cui ci sentiamo attirati dall'adorazione, siamo risucchiati in questo fondo di verità delle cose, se proprio non riusciamo a stare zitti, e io non ci riesco, io sono, la mia mente purtroppo è molto molto vagabonda, allora diciamo una parola, ma una sola, è la più breve. Amen, amen, perché amen, quando lo dice un ebreo che sa la Bibbia, dice tutto, dice così è, così sia, così piace a Dio, così piace a me, amen. È una cosa così profonda questa parola, che sapete che Gesù viene chiamato nell'Apocalisse, amen, così parla l'amen. Perché? Perché Gesù è colui che ha dato a Dio e ha detto a Dio il sì totale, gioioso. Allora, carissimi fratelli e sorelle, capite che adorare non è un obbligo, non è un peso, non è un'umiliazione, è un privilegio incredibile. Fanno venire quasi i brividi sentire cosa diceva un filosofo ateo che l'avete sentito nominare, sono sicuro, tante volte, Nietzsche, l'avete sentito, che proprio è uno dichiaratamente anticristiano. Beh, lui definisce il Dio della Bibbia, sono parole quasi di bestemmia, ma le riportiamo, ci diamo da lui. Lui definisce il Dio della Bibbia quel sovrano orientale avido di adorazione, quell'orientale avido di onori nella sua sede celeste, è proprio completamente fuori, no? Completamente fuori. Perché l'adorazione non è qualcosa di cui Dio ha bisogno. Dio ha bisogno della nostra adorazione, secondo voi? È un privilegio che ci dà. E per questo però Dio ci ha creati liberi. Per questo ha corso questo rischio immenso che gli uomini gli rimproverano continuamente. Perché c'è il male? Perché Dio non è Dio per la libertà da tutto? Ah, sulla libertà non transige. Non vuole marionette. Un poeta che era un grande credente, un poeta francese, Péguy, dice, lui fa parlare sempre Dio nelle sue poesie. Dice, io stesso sono libero, dice Dio. E ho creato l'uomo a mia immagine e somiglianza. Perché a somiglianza? Perché l'ha creato libero, perché fosse a somiglianza di lui che è libero. La libertà di questa creatura è il più bel riflesso che ci sia nel mondo della libertà del creatore. Quando una volta si è provato ad essere amati liberamente, le sottomissioni non hanno più nessun gusto. Quando si è provato ad essere amati da uomini liberi, il prosternarsi degli schiavi non dice più nulla. Facciamo adesso un passo avanti. Entriamo nel Nuovo Testamento, voltiamo pagine, perché fin qui l'adorazione di cui abbiamo parlato
è l'adorazione che era necessaria nell'Antico Testamento come oggi. Però con la venuta di Gesù c'è qualcosa di nuovo. Gesù ha portato sempre, quello che ha toccato ha cambiato Gesù. Non è venuto per raddrizzare le cose, è venuto a fare tutto nuovo Gesù, è vero? E non l'abbiamo scoperto ancora abbastanza, perché non si finisce mai, io non finisco mai di stupirmi, e c'ho 80 anni ormai, non so se non ho più tempo di farlo, non finisco mai di stupirmi, ogni volta che considero Gesù da qualche aspetto ne vedo la novità assoluta. E ha portato una novità anche in fatto di adorazione. Dov'è la novità? La novità è che adesso non si tratta, come era nell'Antico Testamento, di riconoscere che Dio è Dio, quindi metterci ad adorarlo. Questo non è più possibile, perché abbiamo il peccato originale. Quindi siamo ormai curvati. Avete mai visto delle persone che hanno la scoliosi, quella malattia che piega la schiena così? Provate a dirle a una persona del genere, raddrizzati. Dici, bene, non è più capace. Allora, Sant'Agostino dice che nel peccato originale è venuto proprio questo. L'uomo che era retto, dritto, rivolto a Dio, è diventato curvo su se stesso. Allora, ecco che adesso, per poter veramente adorare Dio come Dio desidera, è necessario che l'uomo si raddrizzi. Cioè vuol dire deve Gesù morire, deve venire sulla terra, deve morire, deve fare l'uomo nuovo perché possa veramente sbocciare l'adorazione che Dio vuole. Allora ecco il passo avanti, che noi cristiani adoriamo Dio ormai in spirito e verità, cioè lo adoriamo con Cristo. Non stiamo a guardare le stelle, le creature per scorgerci qualche immagine di Dio. No, adesso sì, volete guardare le stelle, guardatele pure, ma adesso noi cristiani guardiamo a Gesù. È Lui. Gesù come uomo è il perfetto adoratore del Padre. Dunque l'adorazione cristiana adesso non è da inventare, non si tratta di inventare una... si tratta di entrare, fare propria l'adorazione di Gesù, di condividere, di fare parte di Gesù e così diventare anche noi adoratori perfetti del Padre. Forse vi aiuta a capire questo testo di Agostino. Il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che adora per noi, è adorato da noi, dico che adora per noi, che adora in noi e che è adorato da noi. Sentite come spiega, adora per noi come il nostro sacerdote, adora in noi come il nostro capo ed è adorato da noi come il nostro Dio. La ripetiamo perché queste frasi di Agostino sono dense, vero? Allora, il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che adora per noi, cioè adora il Padre per noi, come il nostro sacerdote, adora in noi come il capo che adora attraverso le membra, no? Quindi quando noi adoriamo, non facciamo che esprime l'adorazione del capo che passa nel corpo. Ed è adorato da noi perché lui è Dio ed è adorato anche lui, non è solo il sommo sacerdote e il capo. E vediamo difatti che quando nel Nuovo Testamento qualcuno si prostra davanti a Gesù, prostrarsi sapete che è l'atteggiamento che vuol dire adorare, no? In greco, difatti, adorazione si dice proskynesis, che vuol dire prostrazione proprio. Terra. Quando qualcuno si prostra davanti a Gesù, né lui né gli apostoli dicono non farlo. Invece lasciano fare, perché Gesù è l'unico, essendo Dio, che merita l'adorazione. L'adorazione cristiana, quindi, dopo la venuta di Gesù,
che ha raddrizzato l'uomo, che ha preso tutto l'uomo. È un'adorazione trinitaria. Ecco un'altra parola chiave. È un'adorazione trinitaria. Nel senso che noi adoriamo Dio Padre per mezzo del Figlio Gesù nello Spirito Santo. È chiaro? Ma noi adoriamo anche il Padre con Gesù e con lo Spirito Santo. Ci sarebbe qui una storia da... Il primo trattato sullo Spirito Santo fu scritto proprio per mettere in chiaro la distinzione di queste due frasi. Perché fino allora, fino a San Basilio, nel IV secolo, la dossologia era gloria al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. San Basilio, che voleva difendere la divinità dello Spirito Santo, nelle sue preghiere diceva anche gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Alcuni protestarono. Protestarono perché secondo loro così dopo i cristiani venivano accusati di credere in tre dei, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E lui scrisse il primo trattato sullo Spirito Santo per difendere la possibilità di dire l'uno e l'altro. Noi nella messa diciamo gloria al Padre, nella messa alla lettera diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Però nel gloria Padre cosa diciamo? Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E così proclamiamo la nostra fede nella Trinità. Questo è quello che Gesù voleva dire quando diceva gli adoratori devono adorare Dio in spirito e verità, nello spirito nuovo, nello spirito santo. E allora, siccome abbiamo detto all'inizio che noi non vogliamo solo parlare di preghiera, di adorazione, ma vogliamo adorare, vero? Allora adesso io chiedo scusa ai miei fratelli italiani, perché proporrei a questo punto di fare un piccolo break e cantare un canto in inglese. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Poi si dice la seconda volta, Jesus, we adore you. E la terza volta, Spirit, we adore you. E spero che qualcuno se lo ricordi, questa. Father, we adore you, lay our lives before you, how we love you, Jesus, Jesus, we adore you, lay our lives before you, how we love you, how we love you, Spirit, Spirit, we adore you, lay our lives before you, how we love you, how we love you. Adesso lo diciamo tutti insieme con una parola sola, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. E poi diciamo un bel amen con la stessa melodia. Amen.
Ma voi credete che sia finito? No. No. Beh, devo fare una confessione qui, pubblica, che io avevo finito fino a ieri sera a questo punto, magari sviluppando di più, dicendo altri dettagli, ma mi ero fermato qui. Poi ieri sera, il giovedì sera, nella mia comunità abbiamo l'adorazione eucaristica. E durante l'adorazione eucaristica un pensierino, non so da dove veniva, mi ha detto: ma come, tu domani parli di adorazione e non parli dell'adorazione eucaristica? Allora sono corso in camera, ho lasciato la comunità che continuasse a pregare e in fretta ho aggiunto qualcosa sull'adorazione eucaristica. Perché l'adorazione eucaristica è la maniera concreta che noi abbiamo per esercitare l'adorazione. L'adorazione eucaristica, vedete, è un frutto relativamente tardivo della pietà cristiana. Praticamente è nato intorno all'anno 1000 come reazione a un'eresia di un certo Berengario di Tours che negava la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E in reazione a questa eresia ci fu come un movimento corale da parte di tutta la cristianità, in particolare dal Belgio. Nacque in alcuni monasteri del Belgio e scese poi per tutta l'Europa un movimento di pietà eucaristica, di fervore eucaristico, da cui nacque la festa del Corpus Domini, l'ufficio del Corpus Domini, e in quel periodo è cominciato anche quello che noi chiamiamo il culto dell'Eucaristia fuori della Messa. Questo è un dono, è un carisma, questo sì è un carisma della Chiesa Cattolica. Perché altre chiese cristiane hanno altri mezzi di esercitare l'adorazione. Per esempio, i fratelli protestanti hanno come punto focale la parola di Dio. I nostri fratelli ortodossi fanno l'adorazione davanti all'icona. Il dono particolare della Chiesa Cattolica è di l'adorazione eucaristica, che non esclude gli altri, naturalmente, perché sappiamo che oggi anche l'icona è un mezzo molto praticato, no? Ma da quel momento, cioè da partire di intorno all'anno 1000, questo è diventato un fuoco al quale si sono scaldati tutti i santi della Chiesa, a cominciare da uno che è stato un devoto dell'Eucaristia in maniera sublime, Francesco di Assisi. Di Francesco d'Assisi tutti conoscono la povertà, vero? L'umiltà. Ma sapete qual è l'argomento di cui parla più spesso negli suoi scritti Francesco d'Assisi? È l'Eucaristia. Lo incantava. In una lettera dice: guardate, frati, l'umiltà di Dio. Ogni giorno, come quando scese nel seno della Vergine, ogni giorno scende sull'altare in poco pane. Sarebbe una miserabile debolezza, diceva in questa lettera, se avendo lui così presente vi curaste di qualsiasi altra cosa che fosse nell'universo intero. Dunque da quel momento l'adorazione eucaristica è diventata una caratteristica della santità cristiana. E la pietà cristiana ha prodotto un inno che è stato per l'Eucaristia quello che è stato il Veni Creator per lo Spirito Santo, cioè una sintesi orante, una sintesi teologica e piena di unzione allo stesso tempo. È un peccato che voi non sappiate il latino. Però in molte parti d'Europa ancora questo canto si canta, questo è il canto che ha accompagnato generazioni di cristiani al momento dell'adorazione eucaristica, della benedizione del Santissimo. Adoro te, devote, latens deitas, que subis figuris vere latitas, tibi secor meum,
totum subicit, quia te contemplans, totum deficit. Da quando il Papa Paolo V pose questo inno all'inizio del Messale come preghiera di preparazione alla Messa, generazioni di cristiani hanno espresso con queste parole la loro devozione, il loro amore all'Eucarestia. Per cui adesso quando qualcuno lo canta, Dio lo sente con tutto questa, tutto ci mette, ci sente dentro la voce di tutti i santi che l'hanno cantato prima di noi. Capite dov'è la bellezza? Perché anche Dio c'ha dei canti che preferisce, che gli piacciono, o Gesù, poi non ne parliamo. Ma mi sembra di vederlo che Gesù non è quel musone che viene. Gesù cantava. E adesso lui ha dei canti che ha sentito cantare da Francesco, da Caterina, da tutti i santi, quindi gli piacciono. E il Veni Creator e l'Adoro Te Devoto sono i due canti che gli piacciono di più. Chi te l'ha detto, voi dite? Non lo so. Se è un dono particolare della Chiesa Cattolica, allora lo dobbiamo coltivare. Allora lo dobbiamo coltivare anche per le altre chiese, come gli altri coltivano anche per noi, come abbiamo appreso dagli altri la stima della parola di Dio, senza necessariamente esigere o criticare gli altri che non ce l'hanno, no? I protestanti hanno altri mezzi di santificazione. Ma certamente l'adorazione eucaristica è diventato una focolaio straordinario di santità. Era entrato un po' in crisi, diciamo la verità, in concomitanza con il concilio ecumenico. Tante forme di pietà, compresa la confessione per esempio, erano andate in crisi, per cui la benedizione eucaristica, l'adorazione eucaristica in alcuni anni, negli anni 70, era quasi scomparsa in molte parti di adesso la stiamo ritrovando, come tante altre cose, però non è stata inutile la crisi, perché adesso non è una pia devozione così che si canticchiano quei canti, no? Adesso veramente l'adorazione eucaristica per molte parrocchie, molte comunità religiose, è veramente un fuoco ardente, è il roveto ardente. Burning bush, the burning bush. Stando calmi e silenziosi, possibilmente a lungo, davanti a Gesù sacramentato, si percepiscono i suoi desideri. Questa è una specie di meditazione, quindi io vi invito a seguire un po', a entrare in questo movimento. Stando calmi e silenziosi, possibilmente a lungo, davanti a Gesù sacramentato, si percepiscono i suoi desideri a nostro riguardo, si depongono i propri progetti per far posto a quelli di Cristo. La luce di Dio penetra a poco nel cuore e lo risana. Sapete che in natura c'è un fenomeno che si chiama la fotosintesi? Sapete? Allora vi spiego cosa ha a che fare la fotosintesi con l'Eucaristia. In primavera l'albero non mette subito i frutti, mette delle foglie, vero? Delle foglie verdi. Queste foglie verdi, stando esposte alla luce del sole, assorbono del nutrimento dal sole. Si chiama il processo della clorofilla. Assorbono un nutrimento che trasmettono alla pianta, che può produrre poi i frutti. Avete capito da soli l'applicazione? No? Le anime adoratrici eucaristiche sono queste foglioline che, stando esposte al sole di giustizia, assorbono lo Spirito Santo
e lo trasmettono alla Chiesa. Volete un'immagine più moderna, più in linea con la tecnologia? Le anime adoratrici eucaristiche sono dei pannelli solari. Solar panels, panneau solaire. Come si dice in spagnolo? Panella. I pannelli solari assorbono la luce del sole, la trasformano in energia che poi serve per riscaldare, per illuminare. Le anime eucaristiche assorbono la luce dello Spirito e la trasmettono poi, cominciando dall'evangelizzazione, perché se noi andiamo senza esserci prima caricati, non facciamo nulla. Faceva un'adorazione eucaristica perfetta un certo contadino che viveva nella parrocchia di Ars, Santo Curato d'Ars, sì. E allora passava ore e ore in chiesa. Un giorno il Santo Curato d'Ars gli si avvicinò e gli chiese: «Buon uomo, ma che fai tutto questo tempo qui?» E lui rispose: «Niente, Sor Curato. Io guardo lui e lui guarda me». Ma c'è una grande sapienza, sapete, qui? Perché vuol dire che l'adorazione eucaristica sono sempre due sguardi che si incrociano. Non siamo solo noi che guardiamo Gesù, è Gesù che guarda noi. E questa è la differenza essenziale tra la contemplazione eucaristica, diciamo meglio, la contemplazione cristiana in genere e ogni altra forma di meditazione o contemplazione, trascendentale o meno trascendentale che sia. Perché ogni contemplazione di questo tipo, di tipo diciamo psicologico, è uno sguardo rivolto su se stessi per entrare in contatto con il proprio io profondo, che so io, ma è uno sguardo su se stessi. La contemplazione cristiana è sempre un guardare uno che ti guarda. Anzi, se il nostro sguardo alle volte cade, quello di Gesù no. Allora capite che questo ci incoraggia, perché se alle volte noi ci distraiamo, sembriamo di stare davanti all'Eucaristia come il legno o il marmo, però sappiamo che stiamo dando il tempo a Gesù, gli stiamo immolando la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo. In situazioni simili, Charles de Foucault, quando si trovava arido, sapete cosa diceva? «La tua gioia mi basta, Gesù. Mi basta che sii felice tu». Quando noi facciamo l'adorazione eucaristica, noi facciamo l'attività più escatologica che esista, cioè quella che ci avvicina di più al termine della nostra esistenza, quello che faremo nell'eternità. Perché nell'eternità non riceveremo più la comunione. Non ci sarà la consacrazione della messa, non ci sarà la comunione, ci sarà però l'adorazione in eterno. Quando noi facciamo l'adorazione eucaristica realizziamo anche quella profezia di Giovanni al momento della morte di Gesù. Guarderanno a colui che hanno trafitto. È scritto poi, termino, che quando Mosè scese dal monte Sinai dopo essere stato alla presenza di Dio, le traduzioni vecchie dicevano non si accorgeva che aveva le corna, ma era una traduzione sbagliata, perché adesso la traduzione è non si accorgeva che il suo volto era splendente. Cioè, uscendo dal colloquio, dalla contemplazione di Dio, Mosè aveva lo sguardo talmente splendente che, dice Paolo, si metteva un velo sulla faccia. Bene, quando noi usciamo dall'adorazione eucaristica,
forse non abbiamo il volto splendente, però qualcuno forse si accorgerà che siamo stati in contemplazione dell'ineffabile di Dio. Questo sentimento di adorazione, carissimi amici, ha trovato espressione in un canto che ha accompagnato tanti momenti forti di adorazione comunitaria nel rinnovamento carismatico. Perché non lo cantiamo insieme adesso? Tanto la melodia la sappiamo in tutte le lingue, ma il canto originale è in inglese, lo cantiamo in inglese. Dice: Come and worship royal priesthood, come and praise him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer, He is precious, King of glory. Tradotto vuol dire: vieni e adora, o popolo reale, o sacerdozio reale. Vieni e loda, o nazione santa. Adora Gesù, il nostro Redentore. Egli è il prezioso Re della gloria. Come and worship royal priesthood, come and praise him, holy nation, worship Jesus. Our Redeemer, He is precious, King of glory. Italiani lo sanno in italiano? Allora, forza, fateci sentire in italiano. Santa, o pregale, sacerdozio, vieni ad ora, il Signore, il supplioso. Salve a tutti.